Buongiorno a tutti e un ringraziamento per essere qui a nome mio personale di Johnson & Johnson, che è l'azienda che ho la fortuna e dire l'onore di rappresentare. Mi chiamo Gaetano Colabucci, sono l'amministratore delegato di una parte del business di Johnson, che noi chiamiamo il gergo americano consumer. Come sapete che in Italia abbiamo tre aziende, la Janssen Cilag che si occupa dei farmaci da prescrizione, immagino che noi abbiamo in sala accaditi prescrittori di Stellara, spero. La Johnson Medical, che è quella che si occupa delle forniture per gli ospedali, quindi tutta la parte di fini di soccorso piuttosto che materiale per ortopedia e dispositivi diagnostici. E poi la Consumer, che siamo noi, i cugini un po' più piccolini. Il nostro regno va dallo shampoo che porta il nome dell'azienda fino ai prodotti cosmetici che vendiamo in farmacia, inclusi i medicinali di automedicazione. Oggi parliamo delle nostre amiche rughe, dico amiche perché un po', visto che ce le abbiamo, dobbiamo, come dire, avere un rapporto amichevole con loro quanto più possibile, un po' perché tra le cose un po' più serie di cui ci occupiamo, ma anche tra quelle meno serie, contribuiscono a tenerci occupati nella nostra attività quotidiana. In questi 10 minuti che vi ruberò, ho qui Luciana che si è ripromessa di farmi segnali inequivocabili nel momento in cui dovessi sporare il mio tempo. Vi intratterò brevemente cercando di spiegarvi perché un'azienda come Johnson & Johnson è interessata al mercato dei prodotti antirughe e che tipo di ruolo vogliamo recitare come azienda. La risposta al primo quesito è abbastanza ovvia. Stiamo parlando di un mercato che, se lo guardiamo nelle sue macro dimensioni, è un mercato assolutamente interessante. Ci piace dire questa cifra rombolante di 80 milioni di dollari. Ed è un mercato, come vedete, che è assolutamente distribuito in tutte le regioni del mondo, sicuramente con una sovra rappresentazione per quanto riguarda l'Asia Pacific, e con un trend sostanzialmente interessante, è un circa 2% di crescita negli ultimi 5 anni a livello mondiale, con le regioni che fanno da traino, che sono quelle dove esistono i mercati che stanno emergendo più velocemente, quindi Cina piuttosto che India, piuttosto che paesi della Africa. Se andiamo a zoomare nei segmenti in cui tipicamente dividiamo il mercato viso, noi vediamo che ci sono 4 grossi segmenti e all'interno di questa quadripartizione i prodotti antietà rappresentano circa un 30%. Da notare che l'antietà è il mercato, il segmento di mercato che sta trainando la crescita a livello mondiale. Circa un 4,5% negli ultimi 5 anni e una prospettiva di crescita a tassi del 5%. Quindi oggi, come dire, è probabilmente il segmento più attrattivo da un punto di vista di potenziale. Continuiamo a zoomare, scendiamo più vicino a casa nostra. Se guardiamo sempre il segmento antietà, il mercato antietà nel mondo, vediamo che l'Europa, quella che noi chiamiamo EAME, è sovrarappresentata, quindi conta per circa un 33% del totale. E quando andiamo a vedere i mercati fondamentali nella regione, quindi in Europa, troviamo che l'Italia è il mercato più grande. È una cosa non banale,
perché se facessimo una spesa pro capite vedremmo che l'Italia è nettamente avanti rispetto ad altri paesi, e che parla un po' del nostro, come dire, della nostra abitudine tutta italiana di prenderci cura di noi stessi più di quanto non facciano i nostri, diciamo, cugini d'oltralpe. Un altro dato che vi riporto interessante è che tipo di mercato è l'antietà. È un mercato molto complesso perché ci siamo divertiti a ricostruire quant'è il numero di nuove cose che vengono messe a disposizione della donna italiana in un anno, e stiamo parlando di 350 prodotti. Che sapete perfettamente che l'assortimento medio di una farmacia può spaziare addirittura su migliaia di referenze, però 350 nuove cose che vengono messe in farmacia richiedono uno sforzo non indifferente per la nostra amica consumatrice per imparare, e uno sforzo non indifferente da parte di tutti gli operatori, in primis la classe medica che qui è assolutamente rappresentata, ma anche il farmacista, che devono essere in grado di aiutare la nostra amica consumatrice a orientarsi in una giungla così complessa. Molti mi chiedono, ma si sente la crisi nella cosmetica? Abbiamo provato a dare una risposta chiedendolo, e quello che salta fuori è che la crisi, contrariamente a quello che ci si sarebbe potuti aspettare, non sta alterando in modo significativo il modo in cui la nostra amica consumatrice si approccia ai prodotti cosmetici. Lo vedete qui, circa il 40% dichiara di non aver minimamente cambiato le proprie abitudini, c'è un 20% che addirittura dice: probabilmente oggi guardo un prodotto cosmetico addirittura con un maggiore interesse. Se devo fare la rinuncia, mi cambio la macchina probabilmente l'anno prossimo, e magari mi consolo, faccio un piccolo gesto di autogratificazione comprandomi magari un cosmetico in più. Quindi paradossalmente il mercato cosmetico sembra avere un effetto di rimbalzo positivo nei confronti della crisi in cui viviamo. Come va questo mercato? Come pensiamo che vada? Ci siamo divertiti, no, a capire, ricostruiamo, conosciamo l'andamento di questo mercato. 30 anni fa esistevano prodotti antietà, ma se pensiamo a quanti passi sono stati fatti da un punto di vista sicuramente scientifico, ma anche da un punto di vista di attitudine, questo è un mercato che è letteralmente esploso. Allora la domanda che viene da porci è: ma tra 30 anni, anzi senza andare così lontano, tra 10 anni, che tipo di mercato avremo davanti? Probabilmente un mercato enormemente più diffuso, in cui moltissime persone che oggi non usano prodotti antietà avranno iniziato a usarli, incluso probabilmente anche qualche ben più numeroso gruppo di rappresentanti dell'altra parte dell'universo, di maschietti, e qui si comincerà a usare prodotti antietà a un'età che oggi sembrerebbe impensabile. Questo è lo scenario che vediamo. Questo perché la componente vera che spiega la crescita di questo mercato non è soltanto il fatto che l'invecchiamento della popolazione o l'aumento del reddito disponibile nei mercati che fino a ieri magari ne avevano di meno può giustificare l'accesso a questi segmenti, è proprio l'attitudine che è diversa. Oggi lo sappiamo, la donna, l'essere umano, può riapparire fuori nel modo in cui si sente dentro, e questo nuovo bisogno, questa nuova spinta è la singola cosa che poi determinerà una crescita importante del futuro. Dicevo, una consapevolezza che cambia e che viene anche in un'età molto anticipata rispetto al passato. Qui vedete una curva che spiega da quando la consumatrice vede l'Italia ritiene di aver bisogno di un prodotto antietà, perché si accorge di avere insorgenza di buche piuttosto che di indassamento cutaneo. Ebbene, questa età, la vedete, inizia a diventare, questo problema inizia a diventare assolutamente importante, già un'età che va, diciamo, attorno ai 30 anni. Se questa curva l'avessimo vista 10 anni fa, avremmo visto probabilmente 40 come il momento, diciamo, probabilmente se la guardiamo tra 10 anni ci accorgeremo che c'è un processo inesorabile di ringiovanimento, diciamo, del nostro consumatore medio. Quindi già all'età inizialmente molto giovane si inizia ad avere consapevolezza, si vuole intervenire, si vuole mantenere il più possibile prima che il problema diventi troppo costoso. Quindi, riassumendo, un mercato grandissimo, è impossibile non esserci, con tassi di crescita importanti anche nelle regioni diciamo dove siamo. È un mercato che è reattivo alla crisi ed è un mercato che ha ampie possibilità di crescita futura sulla base di quello che abbiamo appena detto, quindi impossibile per Johnson non essere lì. Del resto noi come azienda abbiamo nella missione di interessarci della salute e del benessere delle persone. Lo facciamo
con delle cose importanti come farmaci salvavita o le cose che abbiamo menzionato prima, lo facciamo anche con cose più leggere, ma non per questo meno importanti, come può essere lo sviluppo di tecnologie in età che siano all'avanguardia e che possano aiutare le nostre amiche consumatrici a vivere meglio in quel pensamento. Io sono stato rapido, giusto? E concludo dicendovi ancora un grazie per la partecipazione e lascio la parola ai ben più illustri interlocutori. Grazie. Buongiorno a tutti, sono qua intruso in questo convegno, sono uno storico dell'arte e mi trovo in una sala neoclassica e naturalmente il pensiero va immediatamente ad Antonio Canova, che definiva la lavorazione del marmo la pelle della scultura. E qui a Lucca, a meno di 200 metri da dove ci troviamo, c'è uno dei miracoli della pelle della scultura, che è il monumento tombale di Ilaria del Carretto nel Duomo di Lucca, e per me, storico dell'arte, questa è già una delle molte emozioni che questa città mi suscita. Ora, c'è un segno del tempo molto evidente nei dipinti, che si chiama craquelure. La craquelure è la frammentazione superficiale della pelle della pittura, chiamiamola così, che avviene per un fenomeno molto normale, è la vernice, o meglio ancora l'olio che si trova all'interno del colore, che col passare del tempo cristallizza, e questa cristallizzazione poi si manifesta attraverso una screpolatura, diciamo così, superficiale. Per cui quando mi sono trovato a dover pensare, a parlare di rughe o segni nel tempo dell'arte, devo distinguere due livelli. Uno è la rappresentazione, la raffigurazione pittorica delle rughe, e dall'altra parte le rughe che si formano proprio sul quadro, che direi si vedono benissimo in questo celeberrimo dipinto di Vermeer, che rappresenta una ragazza giovanissima, e che io non so, dottor Guarucci, se tra 10 anni questa età di questa ragazza avrà già bisogno o sentirà già una compulsiva necessità di mettersi qualche crema, però da parte, diciamo, di un restauratore, questo è un quadro che ha delle rughe, anche se la ragazza invece non ne ha. Per rimanere proprio in omaggio a Lucca, vorrei ricordare che questo dipinto straordinario, fantastico, un caso eccezionale nella storia dell'arte del XV secolo, uno dei capolavori della pittura fiamminga di Jan van Eyck, rappresenta forse, non è certo, rappresenta forse un fortunato mercante di Lucca che si chiamava Giovanni Arnolfini, che non viveva però a Lucca ma a Bruges, aveva trasferito la propria attività di mercante di tessuti nella bellissima cittadina fiamminga, e che aveva sposato, o meglio, si era promesso il matrimonio, più esattamente, ad una sua concittadina, Giovanna Cenami. È possibile che questo dipinto celeberrimo, conservato nella National Gallery di Londra, rappresenti appunto una coppia di lucchesi. Quello che possiamo dire, adesso forse da lontano non si vede molto bene, è che entrambi questi ancora giovani, direi, fidanzati, imminenti sposi, hanno una pelle perfetta. Il volto glabro dell'uomo è liscio come, come un uovo praticamente, e la ragazza, un po' più pienota, è un pochino più in carne, la giovane donna a sua volta ha una pelle tirata talmente liscia e chiara che addirittura l'aspetto della pelle di questa ragazza e anche i capelli biondi hanno fatto sospettare che non si tratti di una italiana, di una mediterranea, ma che si tratti invece di una fiamminga, e da lì parte tutto un'altra ipotesi. Jan van Eyck, che è stato un grande innovatore nella storia dell'arte,
è che non sappiamo con certezza se questi siano effettivamente una coppia di lucchesi, ma per la città di Lucca certamente ha dipinto una bellissima Madonna, che si chiama appunto Madonna di Lucca, che però purtroppo oggi è a Francoforte e che si rischia di dimenticare. Jan van Eyck è stato un eccellente pittore di rughe e lo vediamo in questo inquietante, impressionante ritratto di un anziano canonico, il canonico Van der Pele, committente di una pala d'altare che si trova nel museo di Bruges, e intorno a questo ritratto si sono sviluppate delle ricerche di tipo medico, cioè ci sono stati dei dermatologi che hanno fatto la diagnosi delle patologie, dei problemi cutanei di questo non giovane signore. Io mi fermo a dire che è uno dei ritratti più rugosi della storia dell'arte, ma è un uomo, e agli uomini le rughe, si potrebbe dire, si addicono. L'uomo d'età, l'uomo ponderato, l'uomo, il filosofo che aggrotta la fronte, le ciglia e si compenetra nei problemi del mondo, è degno e dignitoso di portare, quasi come un'insegna della sua nobiltà d'animo, un volto segnato dai solchi del tempo, dell'età e soprattutto della saggezza. E le donne invece no, e allora un buon confronto potrebbe essere quello tra il volto piuttosto massiccio, anche si direbbe piuttosto spesso e duro, un po' quasi di cuoio, ecco, di Federico da Montefeltro, uomo d'arme, uomo d'azione, prima di diventare splendido mecenate delle arti e signore del Ducato di Montefeltro, e la moglie, Battista Sforza, che di fronte al marito con questo bel volto, questa faccia facciosa, esibisce viceversa un profilo diafano, quasi come una perla, ecco, di superficie. Ora, nel 400 italiano le giovani donne davvero non sono ancora delle utenti dei prodotti anti-age, direi. Perché? Beh, prima di tutto perché a dispetto della impressione che noi abbiamo di queste signore di 600 anni fa, erano in realtà delle ragazzine giovanissime. Noi le chiamiamo dama, signora, donna, ma erano delle adolescenti. L'età delle fanciulle rappresentate nei grandi ritratti del Rinascimento italiano è un'età che oggi noi definiremmo nemmeno giovanile, proprio adolescenziale. Sono ragazzi di 13, 14, 15, 16 anni, a 18 era già un po' troppo, ecco. Non so, la famosa dama con l'ermellino di Leonardo, che ci sembra una donna fascinosa anche proprio per il suo spirito, per la sua profondità, era in realtà una ragazza di 16 anni. Quindi attenzione a questi aspetti, aspetti che non vanno dimenticati, perché se è quasi impossibile trovare nella pittura del Rinascimento delle donne con le rughe, bisogna ricordare che la stragrande maggioranza delle figure femminili rappresentate nel Rinascimento italiano non rappresentano propriamente delle donne, ma delle ragazze, delle ragazzine. Anche la nascita di Venere, la cosiddetta Venere di Botticelli, in particolare della nascita di Venere, celebrata anche dalla monetina di 10 centesimi, in questa piccola pinacoteca tascabile o da borsellino che il conio delle monete ci mette appunto in tasca, la Venere di Botticelli è un altro esempio di una epidermide, direi, immacolata e pulissima. Le donne anziane, invece, le donne anziane hanno dei segni più forti, e un esempio piuttosto drammatico è quello della Madonna, abbastanza eccezionalmente rappresentata in modo realistico come la madre di un uomo di 33 anni, quindi con un... Fate i conti voi, anche immaginando, insomma, un'età molto giovanile, comunque non è più certamente una ragazza, e
mentre di solito, pensate alla famosa Pietà di Michelangelo, no? Sembra quasi che la Madonna sia più giovane del figlio morto. Invece Mantegna, che era un capoccione duro, testardo, dice, no, insomma, io devo rappresentare le cose così come dovevano essere, e quindi rappresenta in questo mesto dipinto, conservato nella Pinacoteca di Brera a Milano, mesto bellissimo dipinto di Brera, la Madonna che piange per la morte di Cristo e piange con un volto profondamente segnato dalle rughe, fin troppo profondamente, tanto che si è osservato che Mantegna qui non ha rappresentato realisticamente il volto di una donna in lutto, piangente, ma si è rifatto allo schema delle maschere della tragedia greca. Le maschere con la bocca tirata in giù, no? Avete presente? Hanno proprio una specie di schema, di tracciato delle rughe che ricorda quello che vediamo nel Cristo morto. Un pittore che è quasi ossessionato dal passare del tempo, ed è un po' paradossale, ricordando che è un pittore poverino che è morto a 32 anni, però ha fatto in tempo ad essere quasi turbato, ecco, dall'impressione del tempo che corre, è stato Giorgione. Siamo nel primo decennio del Cinquecento, in un momento storico, culturale, artistico eccezionale, veramente di grandissima magmatico cambiamento, e Giorgione, pittore veneto, nato a Castelfranco Veneto, attivo a Venezia, dipinge dei ritratti femminili, e qui ne vediamo due, naturalmente di due persone di età molto diverse, ma con un'impostazione simile, quindi il parallelo può essere fatto quasi in pandan. Da una parte la cosiddetta Laura, una ragazza giovane, fresca e invitante, e dall'altra parte invece questa immagine piuttosto amara, insomma, di una donna anziana, affaticata, qui la pelle è abbondantemente rilasciata, oltre che segnata proprio dalle rughe, e questa donna anziana tiene in mano un cartellino su cui c'è una scritta ammonitrice: col tempo. Ecco, col tempo si finisce così, a meno che non si cominci tempestivamente ad utilizzare delle altre soluzioni. Ora, non sempre i problemi cutanei vengono nascosti o mascherati o omessi nella storia della pittura. Anzi, c'è un caso molto toccante, che è quello di questo uomo anziano che ha questo nasone tormentato da una serie di, scusate, userò dei termini terribilmente, no, non voglio nemmeno dire questo, ha dei problemi al naso, ecco, non vado oltre, ma questo, che avrebbe potuto essere un tratto persino caricaturale, insomma, diventa invece un segno affettuoso nel rapporto più unico che raro nella storia della pittura del Rinascimento tra un nonno e un nipotino. E veramente non ci sono altri esempi di immagini come questa, che è un'immagine particolarmente toccante, particolarmente tenera, di un pittore fiorentino, Domenico Ghirlandaio, che era un grande affabulatore, un grande pittore di cicli di affreschi, ma che qui trova un momento di intimità e di grande serenità in questa immagine, dove il nipotino ha in testa un cappellino rosso fatto con lo stesso panno della giubba del nonno. È come se ci fosse addirittura in questo passaggio generazionale quasi un tratto di grande intimità. Dall'altra parte ci sono dei dipinti che sono quasi caricaturali. Questa è un'opera di un pittore di Anversa, Quintin Menzies, che, ispirandosi ad un disegno di Leonardo, rappresenta questa brutta duchessa, si intitola proprio così, e avrete riconosciuto che questa è indiscutibilmente una immagine che è stata riutilizzata nel XX secolo dai creatori di cartoon, veramente sembra quasi un cartone animato ante litteram. E naturalmente la brutta duchessa, che ha questo volto
quasi scimmiesco, è proprio segnata da un volto che è tutt'altro che liscio. Problemi della pelle si registrano frequentemente, naturalmente sono un'incidenza, come voi sapete, molto ampia, e quindi hanno un po' di spazio nella storia della pittura. Questo è un rimedio molto empirico da parte, così, che ci viene presentato da Albrecht Dürer, un pittore ossessionato dai problemi medici, e che è stato anche studiato da questo punto di vista, e qui rappresenta il povero Giobbe, il sofferente per antonomasia, che aveva proprio anche delle eruzioni cutanee, gli prudeva tutto, e la moglie gli rovescia addosso un bel secchio d'acqua. Ecco, forse può darsi che nel corso dei successivi 500 anni la scienza abbia fatto qualche passo avanti. Meglio comunque sempre affidarsi, per quello che riguarda la pelle, a San Bartolomeo. San Bartolomeo è il santo che ha subito questo orribile supplizio di essere completamente scorticato, e quindi quando voi vedete un personaggio che come una specie di soprabito porta con sé la propria pelle, ecco, questo è San Bartolomeo. Qui un dettaglio della Cappella Sistina del Giudizio Universale di Michelangelo, e quindi dicevo, in caso di bisogno, alla fine l'ultima risorsa è quella di San Bartolomeo, come quello che riguarda la pelle. Gli uomini, dicevo, gli uomini d'età, gli uomini di pensiero, di meditazione, si identificano nella figura del filosofo Seneca. Seneca, il filosofo, uno dei pochi filosofi romani, in uno scenario che vede gli antichi romani essere più gente pratica o gente di diritto che non gente di... ho quasi finito. Sto correndo come una locomotiva. In questo dipinto di Rubens, in cui sono rappresentati quattro personaggi, il quinto, sotto forma di busto marmoreo, è appunto Seneca, rugosissimo. Qual è un altro segreto del motivo per cui le ragazze del Rinascimento non hanno rughe? Beh, primo, perché erano molto giovani, secondo, perché erano dicono, io naturalmente non sono di questa idea per ragioni visibili, insomma, che dovrebbero dimagrire un po' tutte, comprese le più belle fra le belle, che sono le Venere di Tiziano, che in effetti poi hanno dato il destro, soprattutto nel secolo successivo, a un certo aumento ponderale da parte delle Venere di Rubens, che la cui alimentazione fiamminga non aiutava, ecco, a mantenere una linea invidiabile. Gli specchi sono molto importanti. Lo strumento primo di bellezza è lo specchio, e mentre gli uomini di solito si guardano poco allo specchio, le donne tradizionalmente si guardano molto allo specchio, e nella storia dell'arte, che ahimè è una materia terribilmente maschilista, fatta in larga parte da uomini per uomini, spesso le donne si guardano allo specchio, e quella che si specchia più volentieri di tutti è la dea della bellezza per antonomasia, cioè Venere. Ma il soin de beauté, insomma, le attenzioni di bellezza, vengono rappresentate ripetutamente, soprattutto nella pittura veneta, dove, devo dire, le forme sono abbondanti. E non ci limitiamo però solo al viso, nelle Venere distese, che prendono avvio esattamente 500 anni fa con Giorgione e con Tiziano, e che proseguono il loro corso lungo secoli di storia dell'arte fino ad approdare all'Ottocento di Ingres, la bellezza dell'epidermide non riguarda naturalmente solo il volto, ma tutto il corpo. E quindi ecco che quasi c'è questa sollecitazione a gustare con gli occhi queste linee morbidissime e queste pelli immacolate. Più veloce così non ce la faccio, e concludo dicendo che soprattutto il cuore non ha rughe. Grazie a tutti. Per
Intanto comincio con i saluti, così non perdiamo troppo tempo. Chiedo scusa, venendo dopo Raffaello e Michelangelo, ovviamente problemi, dovete sopportare un sociologo che vi racconta, vi racconterò in sintesi i dati di una ricerca che abbiamo testé concluso sul rapporto tra le italiane e le rughe. Una indagine realizzata tramite interviste nel giugno di quest'anno, un campione rappresentativo delle nostre connazionali tra i 25 e i 60 anni, che sono pari a un universo di circa 15 milioni di persone, 800 interviste, quello che si chiama un campione vasto. Se pensate che il mio amico Mannheimer fa 800 interviste per rappresentare l'intero elettorato, 800 interviste su circa la metà, più della metà dell'universo femminile, è comunque un campione che garantisce una buona significatività dei dati. Nel materiale che vi verrà fornito sono disponibili le informazioni circa la struttura del campione, che è perfetto, va bene, grazie. È ripartito come loro vedono per classi di età e per area geografica, ma non entriamo nel merito. Quando compare la prima ruga? Questa è la dichiarazione delle donne tra i 25 e i 40 anni. Se guardate questa cosiddetta torta, vedete che al di sotto dei 36 anni, cioè fino a 35 anni, ci indica l'inizio del fenomeno percepito della ruga, il 41%. Se arriviamo fino ai 40 anni siamo al 58%. Tanto curioso si ricava da questa tabella: se intervistate le donne giovani, 25-34 anni, il 40% dichiara di non avere rughe, ma quasi la metà di queste dichiara che la prima ruga è comparsa prima dei 30 anni. Man mano che andate avanti per classi di età, scoprite che la ruga invecchia, la prima ruga compare. Man mano che si cresce con l'età ci si dimentica il momento in cui è comparsa la prima ruga. È una forma di ottimismo percettivo ben noto a chi si occupa di psicologia collettiva. Comunque parliamo di un fenomeno diffusissimo, sempre sulla base delle dichiarazioni, che come tutte le dichiarazioni vanno prese con le molle. Noi abbiamo una percentuale dell'83% di donne che dichiarano di avere rughe. La percentuale, come è evidente, cresce con l'età, però è impressionante il fatto che al di sotto i 35 anni le donne, come abbiamo visto, dichiarano di avere rughe già nella misura del 60%. Non ho elementi scientifici per sostenere l'ipotesi che man mano che si invecchia si anticipa la comparsa della prima ruga. Questo è probabile, se non altro perché i fenomeni connessi allo stress si anticipano sempre più e la crescita, da un lato del tasso di scolarità e dall'altro del tentativo di entrare o dell'ingresso magari precario nel mondo del lavoro, sottopone le donne a dello stress. Vorrei ricordare che nei 14 anni di cui parlava chi mi ha preceduto, Zuffi, morivano mediamente a 38 anni, quindi a 14 anni era a metà della vita. Il mio sospetto è che adesso la ruga compaia circa a un quarto del proprio percorso, tra un quarto e un terzo del proprio percorso di vita, ma non possiamo approfondire. Dove è comparsa la prima ruga secondo la dichiarazione di quell'83% che dichiara che allora è comparsa la prima ruga? Vedete, abbiamo sottoposto molte alternative di risposte, comunque i due partiti dominanti che da solo fanno la quasi totalità sono intorno agli occhi e sulla fronte, poi meno le rughe a codice a barre intorno alla bocca e quelle tra il naso e la bocca. Però è interessante che l'autopercezione è diversa un pochino dalla percezione, perché quando chiedete
avete intervistato, ma per capire l'età di una donna, che cosa guardate? Beh, vedete le rughe intorno agli occhi, le rughe sul collo, guadagnano peso le rughe intorno alla bocca e anche quelle sul décolleté, meno sulla fronte, eccetera, eccetera. Ma qual è il rapporto delle nostre connazionali con le rughe? Partiamo dalla sintesi, sulla base di una serie di giudizi sulle proprie rughe, metà positivi e metà negativi, randomizzati nella presentazione in maniera da evitare l'effetto di influenzamento dell'intervistato, come si dovrebbe fare, purtroppo spesso non si fa anche nelle nostre ricerche, vedete che il mondo femminile si divide sostanzialmente a metà. C'è una metà, quella indicata in rosso o in giallo, che sostanzialmente nei confronti delle rughe, le proprie, in parte anche quelle delle altre donne, ha un approccio negativo e a volte drammaticamente negativo. Dall'altro lato, in verdino o in verde, vedete che non arriviamo a un terzo delle donne che hanno un rapporto positivo con le rughe, e il 100% si raggiunge aggiungendo quel settore circolare d'azzurro, che ci dice che circa una donna su 5 ha un rapporto ambivalente, quindi vantaggi e svantaggi. Li abbiamo sommarizzati in questa slide, dove loro vedono quali sono i sentimenti, gli atteggiamenti, le attitudes ritenute negative, la loro classifica in rosso sulla destra. Il rosso non è politico, solo il codice semaforico internazionale, per evitare polemiche. E vedete che il 28% parla di accettazione rassegnata, insomma una delle sfortune della vita, il 25% scegliere la risposta, se ne potevano scegliere di più, di tristezza, di addirittura di cupezza, il 20% di allarme, di ansia, di preoccupazione, e poi scendendo delusione, disincanto, antipatia, ostilità, addirittura depressione, scoraggiamento, e un po' drammatico rifiuto, rigetto, ovviamente senza totale speranza. I risultati positivi, quelli indicati a sinistra, invece identificano la ruga con il sano invecchiamento, e quindi con l'esperienza, con la maturità, con il potere godere gli aspetti di ogni età della vita, con la serenità, con la calma, eccetera, eccetera. Di fatto, il vissuto delle rughe è un tema che abbiamo approfondito, ma che qui non possiamo trattare, sono disponibile a discutermi con qualcuno, se, anche giornalisti, se lo reputa necessario. In realtà l'atteggiamento in confronto delle rughe coincide per quasi il 90% con l'atteggiamento in confronto dell'invecchiamento. Cioè le rughe sono considerate, è vero, non che siano, non sta a me dirlo, sta ai dermatologi, ai medici estetici, eccetera, l'indicatore principe dell'invecchiamento e dipende dall'atteggiamento della donna nei confronti di questo importante e inevitabile processo. Le reazioni di fronte alle rughe, non so se è vero, queste sono sempre le dichiarazioni delle intervistate. Vedete, cioè, partiamo dal grigio piccolo 6% in alto a sinistra, che dice: come ne occupo? Me ne occuperò alla bisogna. Loro ricordano forse che il 17% dichiara di non avere avuto, un terzo dice: ragazzi, abbiamo già tanti guai, quando mi verrà questo guaio me ne occuperò. Naturalmente è bassa o nulla la cultura della prevenzione. E poi c'è in rosso un quarto, la convinzione che le rughe facciano parte della vita, come l'invecchiamento, e che ci si debba convivere serenamente. Questo buon rapporto, questo goodwill, questo atteggiamento favorevole nei confronti delle varietà della vita. Il 60%, diciamo il partito di maggioranza assoluta, da solo vale moltissimo, dice: va bene accettarle, io le accetto perché questo è, sono gli effetti del tempo, però almeno mi attivo per rimandarle o ridurle o entrarle. E poi c'è un 9% che probabilmente è mercato per Johnson & Johnson e altri, ma che dal punto di vista sociologico è un po' ansioso e ansiogeno, di quel 9% che ha un atteggiamento di totale rifiuto, di totale rigetto, e vive la ruga come un nemico drammatico con cui battersi con ogni mezzo possibile,
compreso le armi chimiche di cui parliamo in questo periodo a proposito della Siria. Qui, con ogni evidenza, come emerge da altre parti della ricerca, c'è un livello di ansia molto molto marcato. Come vengono gestite le rughe da chi ce le ha? La base è sempre l'83% che dichiara di avere le rughe. Ma sono due comportamenti dominanti, che sono l'attenzione all'esposizione al sole, alla durata, all'intensità, eccetera, il ricorso a prodotti che hanno filtri protettivi. Infatti, loro signori, che proprio l'azione dei dermatologi, eccetera, ha aumentato moltissimo la sensibilità collettiva in questi anni, anche perché vedo che ciò tra i media, nei confronti dell'aspetto potenzialmente negativo di un'improvvida esposizione al sole, specie per persone con un fototipo. Cosa costa, che voi sapete bene, cresce con l'età questa sensibilità, con l'uso di una crema idratante, non di una crema antirughe, che è sostanzialmente stabile nel tempo, scende un po' dopo i 45 anni, poi c'è un'attenzione forte all'alimentazione, che sta crescendo, poi il rifiuto dell'uso di detergenti aggressivi, di toiletries aggressiva, e poi loro lo vedono il 35%, usa una specifica crema, non solo idratante, ma antirughe, proseguendo, loro vedono che sta crescendo e di molto il consumo degli integratori alimentari, e poi ci sono risposte minori che riguardano i trattamenti dall'estetista, in misura bassa i trattamenti da specialisti, filler, scopolino, eccetera, e ancora più bassa, ma comunque sono 600.000 donne che dichiarano di aver fatto ricorso a interventi di chirurgia estetica, o si chiamava una volta plastica. Il 18% dice di non fare assolutamente nulla, anche perché si tratta in parte di quelle donne che hanno un rapporto sereno, comunque probabilmente non drammatiche. L'attività antirughe, in parte di reazione alla prima ruga, però in parte anche di prevenzione perlomeno della diffusione, dell'intensità, della profondità, della numerosità delle rughe, mostra quanto presto il problema si ponga. Perché come loro possono vedere in questa torta, è molto elevata la percentuale di coloro che si, 33% che si muovono già prima dei 30 anni, se voi aggiungete un 29% tra i 35 e i 35 anni, insomma è possibile dire che al di sotto dei 36 anni già il 62% delle donne dichiara di attivare dei comportamenti, e anche in termini di prodotti antirughe, in generale anche c'è la risposta, peraltro probabilmente lo conoscono molto bene, perché a contatto con le donne è molto forte. Quali sono le fonti di influenza considerate affidabili? Perché poi ce ne sono alcune che magari ci si affida, ma che non hanno un'elevata affidabilità percepita. C'è una notevole dispersione. Ma comunque in sede di congresso del dermatologico loro farà sapere che il dermatologo è al primo posto, e tenete conto che la leadership è ancora più forte se sommiamo i medici estetici. Da altre nostre ricerche risulta che la comprensione collettiva della differenza tra medico estetico e dermatologo è ancora parecchio bassa, per cui in molti casi si tratta in realtà di indicazioni che riguardano i dermatologi. Poi i farmacisti, poi con un certo peso le estetiste, molto bassa l'endorsement qualificato da parte dei medici di base, eccetera. Come loro vedono, ma adesso non abbiamo tempo, la mappa delle fonti considerate affidabili è molto ampia da questo punto di vista, ma c'è anche una forte dispersione. Qui ci sono tutta una serie di idee o ideuse, giuste o sbagliate che siano, io mi voglio dire, ambasciatore non porta pena, per così dire, circa la cultura delle creme antirughe. È un misto di items per rapidità che mette insieme il profilo della crema antiruga ideale, auspicata, considerata positiva, e invece altri elementi. Scorriamo rapidamente, c'è un convincimento quasi totale
circa il fatto che le creme antirughe debbano assorbirsi velocemente, debbano essere facilmente spalmabili, quindi la cosiddetta usability è il primo elemento in classifica, che vada usata, è un'opinione molto diffusa, la mattina e la sera prima di andare a dormire, sta crescendo molto, ormai supera i tre quarti, l'idea che una crema antirughe debba contenere anche una protezione dal sole. Il sole che noi sociologi chiamiamo urbano, non perché distinguiamo, ma per intenderci, non il sole per, quando uno va per esporsi al mare, in alta montagna, eccetera, eccetera, ma il normale apporto dei raggi, influenza dei raggi solari anche nelle attività urbano-metropolitane. La convinzione che la crema da rughe, quella da sera, da notte, debba e possa essere più ricca, anche per le conseguenze, la visibilità che comporta, eccetera, eccetera, e che vada massaggiata molto lentamente per essere assorbita, mentre, scusate, non avevo avanzato, il 36% sostiene che al mattino basta una buona crema idratante, mentre la sera bisogna usare l'antirughe. Non c'è una perfetta coerenza delle intervistate, alcune affermazioni che dovrebbero ridersi in realtà si sommano, e a volte la somma è 110 o 120. Solo il 30% pensa a un unico prodotto da usare la mattina e la sera. E qui arriviamo al punto dell'efficacia delle creme antirughe. Anche qui i giudizi sono parzialmente contraddittori, però nell'insieme, come voi vedete, c'è quello che chiamerei un atteggiamento connotato da una forte selettività. Tanto il 69% dice che c'è in giro, anche purtroppo in farmacia, una serie di prodotti miracolistici che promettono miracoli in termini di efficacia e di rapidità, con risultati che non corrispondono alle promesse. Quindi c'è una certa sospettosità. D'altra parte, il dato che citava l'amministratore delegato di Johnson & Johnson all'inizio, 350 prodotti antirughe nuove ogni anno, tende a dare l'impressione di un'offerta diffusiva, piatto ricco, bici picco, ma a vista, con fuffa, brogli e anche prodotti efficaci. 62% reputa che ci siano dei prodotti efficaci, ma che siano pochi, la selettività. Il 59% dice che bisogna intervenire comunque subito, prima si interviene maggiore l'efficacia del prodotto. 57% contiene dei sospetti, in parte contraddittori con quello che ho detto prima, circa la capacità risolutiva del problema, mentre la capacità migliorativa è riconosciuta, e comunque il 56% dice che bisogna armarsi di pazienza, i tempi sono lunghi, solo il 25% crede alle promesse che anche pubblicitariamente stanno diffondendo del ti metti il prodotto e dopo pochi minuti sei già straordinariamente a posto. Non sono elementi scientifici che competono a voi per giudicare se questo era possibile. Ho però un ricordo, uno dei pochi prodotti che ho utilizzato in vita mia, io come tutti, essendo grasso, ho un vino naturale, diciamo, faccio da puro, un piccolo adiposo che mi tiene lontano dalle rughe, però, come molti maschi, ho avuto il cosiddetto acne giovanile e ho incontrato un medico di base che mi ha detto: ma lei si mette al Clearasil, non serve a niente, ma copre l'acne. Questa idea del prodotto magico che in qualche modo fa da cerone, insomma, è una cosa di cui ho avuto esperienza. Concludo, devo mettere sull'avviso quello che vi sto per leggere, come peraltro molte cose che vi ho dette, non sono la verità, nel migliore dei casi sono la verità percepita e dichiarata, quindi non dobbiamo prendere quello che sto per dirvi come una conferma scientifica di alcunché, però è, ma semmai quando la comunicazione, sia da parte degli specialisti, sia quella pubblicitaria, tramite le pubbliche relazioni, eccetera, ha depositato sull'animo delle donne l'acido ialuronico, che credo 12 anni fa nessuno aveva mai sentito nominare, ha avuto una diffusione e una pressione comunicazionale che l'ha portato al primo posto. Credo che sia di qualche interesse vedere che il retinolo,
che per molte è un flaccus vocis, cioè un nome senza ovviamente nessuna conoscenza, non dico della sua struttura molecolare, ma neanche del fatto che sia la vitamina A o una sua variante, ecco, però nell'insieme, diciamo, le due parole chiave sono per incontrare la cultura molto rozza delle nostre donne, è appunto il mix dello ialuronico e del retinolo. Salto, anche per evitare polemiche che mi sono già capitate in altri congressi medici, i dati relativi alla minoritaria convinzione che sia l'intervento chirurgico ad essere risolutivo, introduco solo per concludere senza slide l'idea molto diffusa e probabilmente crescente tra le donne del fatto che la strategia debba essere plurima e comunque anche interventi mini-invasivi come i fillers o come la chirurgia estetica richiedono prima e poi una manutenzione regolare della pelle. E dunque la conclusione è presto detta, loro l'hanno vista, ringrazio per la pazienza, un problema diffusissimo, 83%, un problema che compare presto e probabilmente sempre più presto, è un problema che è fonte di ansia anche profonde per una donna su due, in maniera a volte perfino drammatica, dove ci sono diversi sospetti circa l'offerta di prodotti, c'è un ruolo rilevante dei dermatologi e in parte anche dei medici estetici, che hanno essere un po' confusi o assimilabili, con una cultura collettiva delle donne non credo all'altezza dei loro bisogni, per cui la prima funzione a cui mi sento di richiamare anche gli specialisti è sempre quella education, informativa ed educativa, perché è un problema su questo terreno noi sociologi e gli specialisti medici viviamo la stessa esperienza, comunque una questione che raramente ha a che fare con la vita o con la morte, ma che ha a che fare molto con la serenità, la felicità, la capacità di vivere bene, di vivere a lungo delle nostre connazionali. Grazie. Bene, allora abbiamo visto quali sono, cos'erano le rughe, come erano considerate nella storia dell'arte, come sono percepite oggi dagli italiani, come la ricerca è stata fatta in Italia. Vediamo quali possibili trattamenti ci sono dal punto di vista dermatologico e quindi non possiamo fare a meno di parlare del retinolo e più in generale dei retinoidi che, come tutti sappiamo, sono le molecole principali che vengono utilizzate per il trattamento dell'aging, delle rughe, del photoaging del volto. Il retinolo è conosciuto come dermatologia da tanti anni, e fa parte della cosiddetta vitamina A ed è il capostipite di questa famiglia di retinoidi che hanno diverse azioni sulla pelle. Fondamentalmente l'interesse per il retinolo è venuto fuori 30-40 anni fa, quando si è visto che il retinolo, e in particolare un suo metabolita acido retinoico, era in grado di stimolare la sintesi proteica, di stimolare il turnover epidermico e di migliorare quindi il collagene e l'epidermide. Il retinolo, la vitamina A, si trovano soprattutto negli alimenti, numerosi alimenti che quelli caratterizzati dal colore rosso-arancio sono molto ricchi, viene ingerito subito nel tratto intestinale e metabolizzato nel fegato, dove viene trasformato appunto in parte in acido retinoico, ovvero il suo principio attivo. Questo è uno dei primi studi dell'acido retinoico su un modello animale, quindi su un topo. Si era visto che il topo trattato, la pelle del topo trattata topicamente con acido retinoico, migliorava il turnover, aumentava lo spessore epidermico e presentava segni di rinnovamento cellulare. Come dico, questo era sott'occhio. Si è visto in seguito che anche nell'uomo è più o meno la stessa cosa. Qui abbiamo una parte trattata di un acido retinoico, dove si vede l'aumento di spessore dell'epidermide, l'aumento dello strato corneo e si vede in altre diapositive, questo farò vedere, anche l'aumento di produzione del collagene. Questo è lo studio classico,
pubblicato dal gruppo di Clima negli anni 70, anzi proprio un po' dopo, dove si vedono gli effetti a lungo termine del trattamento con acido retinoico, quindi non retinolo. Ricordo che l'acido retinoico è un farmaco e quindi è classificato come farmaco, quindi necessita di prescrizione medica prima e dopo appunto questo periodo di trattamento. Come vedete, la foto parla da sé, c'è un netto miglioramento delle fughe. Sappiamo che l'acido retinoico o in genere i retinoidi possono essere irritanti. Questo perché? Perché penetrano a livello cellulare, penetrano nel citoplasma, si accumulano nel citoplasma perché solo una piccola parte è utilizzata dal nucleo per stimolare la sintesi proteica. Quindi c'è un accumulo di retinoidi a livello citoplasmatico che innesca una reazione irritante. Per ovviare a questo sono stati sviluppati dall'industria diversi metaboliti, gli esteri, che però in realtà non entrano nella cellula, quindi in gran parte sono inefficaci, la ritenaldeide, che penetra a livello cellulare, però anch'essa può accumularsi e dare un accumulo di acido retinoide, quindi essere irritante anch'essa, e quindi la sfida tecnologica è stata quella di generare un retinolo in grado sia di penetrare a livello citoplasmatico, ma però di essere metabolizzato e utilizzato solo per quanto serve per stimolare la sintesi proteica, evitando quindi l'accumulo. C'è tutto un processo brevettato industriale che consente di sviluppare questa tipologia di materia prima, e per cui il retinolo curativo penetra a livello citoplasmatico, viene utilizzato per quanto necessario dalla cellula, dal nucleo, per stimolare la sintesi proteica. Viene però non accumulato in acido retinoico, ma viene accumulato negli esteri del retinolo, e quindi quello si deposita a livello intracellulare, e contrariamente a prima che restava fuori, rimane dentro e non genera irritazione, quindi è molto meglio tollerato rispetto al retinolo classico. La dimostrazione clinica che vediamo in uno studio in vitro su quei modelli, sullo schema, che è un modello ricostituito di epidermide, retinolo alla destra, retinolo trattato, come vedete c'è un aumento di spessore dell'epidermide, questo è uno 0,1% in vitro. Altri studi in vitro con la molecola allo 0,4%, anche qui vediamo un aumento della stimolazione della proliferazione della cheratinocita e un aumento della stimolazione della proliferazione del fibroblasta. Quindi iperplasia dell'epidermide, o meglio correzione dell'atrofia dell'epidermide, che è conseguenziale al forte invecchiamento, stimolazione del fibroblasta che produce nuovo collagene, nuova elastina, nuova sostanza fondamentale per il risostenimento del derma. Questo è uno studio in vitro, sempre anche qui studio in vitro, si è stata valutata l'aumento della sintesi di collagene, e come vediamo rispetto al placebo c'è un significativo aumento, un aumento di 2-3 volte riguardo alla sintesi del collagene, che vediamo qua marcato nell'epidermide trattata. Sapete che nell'invecchiamento c'è un'attività, un incremento dell'attività delle collagenasi e della gelatinasi, cioè di quegli enzimi degradativi del derma, che quindi vanno a riassorbire il tessuto elastico, il tessuto connettivo. C'è il retinolo del 0,4% che diminuisce il degrado enzimatico delle fibre derme, quindi previene questo riassorbimento, mantenendo quindi inalterata la struttura, lo spessore del derma. E questi sono i risultati clinici che si vedono dopo un trattamento di 12 settimane in questo studio pubblicato. Che cosa c'è di nuovo oggi nella formulazione del retinolo? Come è possibile ulteriormente migliorare questi dati sperimentali ottenuti in vitro e migliorare la tollerabilità del retinolo? Fondamentalmente ci sono state queste tre innovazioni: un miglioramento della stabilizzazione del retinolo, che di conseguenza migliora la tollerabilità e un aumento dell'efficacia. La stabilizzazione è un processo che avviene fatto a livello industriale e migliora e previene la degradazione e l'ossidazione del retinolo, quindi in un package in particolare viene protetto e viene inibita la sua degradazione al fine di renderlo sempre più efficace. Questa è la differenza che vedete tra il retinolo stabilizzato e quello non stabilizzato, il tempo di mantenimento e di sopravvivenza che viene mantenuto inalterato senza degrado. Del resto,
anche qui studi in vitro hanno dimostrato che con un retinolo stabilizzato aumenta l'efficacia. Questo è stato fatto sui recettori plasmatici del retinolo, e misurando la proliferazione cellulare a sinistra e l'attività sul recettore, come si vede, rispetto a un retinolo non stabilizzato in una formulazione normale, si ha un deciso aumento di efficacia statisticamente significativo. Se poi nella formulazione vengono aggiunti altre sostanze che si interagiscono in modo sinergistico con il retinolo, si ha anche un aumento dell'efficacia. E qui è stato inserito il dimetilcromone, l'idrossimetilcromone, che è un flavonoide. Il flavonoide è un'attività antinfiammatoria, quindi da una parte l'attività antinfiammatoria previene comunque quella lieve irritazione che può dare il retinolo, dall'altro lato si è visto che l'azione antirube del retinolo è potenziata dal dimetilcromone, e qui si vede come l'aggiunta del retinolo con il dimetilcromone induce una migliore efficacia rispetto a una concentrazione doppia di retinolo. Quindi il dimetilcromone permette di dimezzare la concentrazione di retinolo pur avendo un'efficacia maggiore alla concentrazione doppia senza effetti irritanti. Un'altra cosa importante è il rilascio. Sappiamo che il rilascio deve essere progressivo e continuativo, ovvero in questo senso, perché l'irritazione spesso è data da alterazioni del rilascio che creano picchi del rilascio, per cui si supera una certa soglia, si scatena un trigger, e questo trigger induce la cascata proinfiammatoria di irritazione. Quindi il controllo del rilascio del retinolo è estremamente importante per avere nel tempo una progressiva efficacia continuativa senza indurre l'effetto collaterale. E questo è uno studio su una grande popolazione che hanno utilizzato per 3 settimane un prodotto contenente retinolo 0,4, e si vede che non ci sono stati effetti collaterali relativi all'irritazione, come retina, arrossamento e secchezza, che è quella che generalmente i retinoidi tendono a dare sulla pelle. Il terzo ingrediente che migliora la formulazione è l'acido ialuronico. Non a caso io non avevo sentito, non sapevo il contenuto della presentazione del professor Finzi, le donne si aspettano e sanno comunque che gli attivi antirughe più efficaci sono il retinolo, l'acido ialuronico e i flavonoidi. Guarda caso si ritrovano tutti e tre in questa formulazione. L'acido ialuronico, sappiamo tutti, è un volumizzante, migliora la qualità del derma, eccetera, eccetera, è un grande idratante, non penetra, quindi va utilizzato a bassa concentrazione, quindi a basso peso molecolare, perché in questo caso è in grado di penetrare la barriera cutanea e di arrivare fino al derma, dando appunto l'effetto volumizzante. La combinazione di questi ha permesso, di questi tre attivi, quindi ha permesso di sviluppare un prodotto che è stato testato su diversi studi clinici su un grande numero di soggetti. Qui vediamo in questi 43 soggetti, un estratto di questi lavori, il miglioramento delle rughe, il miglioramento della trama cutanea e del fotodanneggiamento dopo un trattamento di 12 settimane. Come vedete, questo è un controllo di valutazione dermatologica, quindi non autovalutazione del soggetto. Rughe sotto gli occhi, guance, zampe di gallina, rughe pronte. Come vedete, c'è un miglioramento significativo già a 8-12 settimane di trattamento. Lo stesso vale per la trama cutanea e il fotodanneggiamento. Però già il dermatologo, quindi l'occhio clinico più attento, già dopo 7 giorni d'uso, rispetto a un placebo, in questo caso un controllo, può evidenziare in modo statisticamente significativo il miglioramento di molti parametri cutanei, tra cui appunto le rughe, soprattutto in diverse siti del volto, già dopo 7 giorni di trattamento continuativo, sia con un prodotto giorno sia con un prodotto notte, quindi due diverse formulazioni con una texture differente. E questo viene percepito anche dal paziente nell'autovalutazione, che come vedete, sia per quanto riguarda la trama cutanea, la morbidezza, insomma, tutti quei parametri che il consumatore percepisce come efficaci
percepisce in termini di efficacia del prodotto sono estremamente significative rispetto a un controllo. Questo studio su 40 soggetti. Ovviamente, più si continua il trattamento, più c'è un'efficacia, anche qui in 52 settimane, quindi un periodo abbastanza importante, si ha un progressivo ma sempre continuativo, che anche il grosso del miglioramento all'inizio, ma poi mano a mano viene comunque mantenuto e si migliora sempre un pochettino di più nell'uso continuativo. Anche qui tanti parametri, non solo le rughe, ma anche le pigmentazioni, la pelle, il tono complessivo, quindi sono tutti quegli aspetti che ben conosciamo come relativi all'invecchiamento cutaneo, al fotoinvecchiamento cutaneo. Una cosa, quando si parla dell'irritazione del retinolo, si parla spesso appunto della fotoirritazione, dell'irritazione della fotoirritazione si sconsiglia di metterla nei mesi estivi. In realtà sappiamo che il retinolo, abbiamo visto, stimola la produzione di collagene, stimola la produzione di elastina, ovvero fa il contrario di quello che induce il sole, ovvero la diminuzione della produzione di collagene e di elastina. Quindi si può usare comunque d'estate, è chiaro che l'ha messo alla sera e non messo di giorno, quindi non mettere la crema e poi esporsi direttamente al sole, ma però nell'uso estivo, soprattutto nell'uso estivo controllato, associato a una fotoprotezione durante la giornata, può essere messo tranquillamente, appunto perché va a controbilanciare direttamente quegli effetti negativi del sole sulla pelle. E con questa chiudo. Il retinolo, forse dal punto di vista cosmetologico, barra dermatologico, è sicuramente una delle molecole più studiate. Ci sono tantissime pubblicazioni dal Blue Journal al Journal of Investigative Dermatology che mostrano gli effetti benefici del retinolo sulla pelle, un pochettino di tutte queste attività che volte a migliorare il turnover epidermico, la sintesi proteica e in ultimo quindi il danneggiamento, il fotodanneggiamento. Questo ho finito e vi se volevamo sapere se c'erano domande da parte di qualcuno. Un ringraziamento a tutti quanti coloro che hanno presenziato, grazie. Ti aspetto all'ora di pranzo e dove si mangia. Sì, giovane, Giorno, grazie a tutti.
Bene, aspetta a me, buongiorno a tutti, benvenuto, aspetta a me pure la prossima sessione che sarà incentrata su un tema molto importante che è il volto. Il volto sicuramente è quanto più rappresenta la nostra identità, per cui sicuramente la patologia o comunque una trasformazione a carico del volto pone delle grosse problematiche e offre numerosi spunti di riflessione. Tante volte come dermatologa, ma soprattutto come donna, mi sono chiesta ma chi mai avrà inventato lo specchio? A questo proposito mi è venuta in mente una frase tratta dal libro di un'inquietudine professore, ve la volevo leggere, non ricordo. All'uomo non è stato permesso di guardarsi in faccia, la natura gli ha fatto dono di non poterla vedere così come di non poter fissare i propri occhi. Soltanto nell'acqua di fiumi o di laghi poteva spuntare il proprio volto, ma doveva piegarsi, abbassarsi per commettere l'ignominia di vedersi. Chi ha inventato lo specchio ha avvelenato l'anima dell'uomo. E così, mentre chi ha inventato lo specchio si rigira nella tomba, io introduco il primo relatore che è il dottor Enzo Bettoli, esperto di acne, che ci dirà appunto, ci parlerà del trattamento. Questo buongiorno, piacere di vederla. Dunque, io ho 15 minuti di tempo, ho preparato i costi e forse per 30, quindi farò un assunto. L'argomento è l'antibiotico terapia. E allora il problema è assolutamente scottante, non solamente per quanto riguarda l'acne, ma per quanto riguarda tutte le patologie infettive, e non riguarda solamente il nostro paese, ma riguarda tutto il mondo e ampiamente. Se aveste modo di guardare questa diapositiva, potreste trovare dati agghiaccianti in termini di morti in tutto il mondo, soprattutto nei paesi a basso livello economico, quindi con scarse risorse sanitarie, morti per infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Troverete dei dati numerici in termini di spesa eseguita senza un reale motivo, danari con i quali si potrebbero coprire disavanzi di interi stati. Potete trovare casi, per esempio in Cina, di soggetti che per mantenere la loro produttività vengono trattati anticipatamente, preventivamente con antibiotici, per fare in modo che possano non venire infezioni che potrebbero occorrere. Allo stesso modo in altri paesi tutto quanto questo succede, situazioni veramente agghiaccianti, ma il tutto è stato preso a carico da parte anche del nostro sistema sanitario, del nostro Stato, e anche qui danari spesi in senza motivo in misura esorbitante. Mi vorrei soffermare su un dato: guardate che ci sono 44 adulti, 53 bambini, 56 su 100 che almeno una volta in un anno vengono trattati con antibiotici. E ci sono 15 anziani su 100 che ricevono almeno 6 trattamenti antibiotici in un anno. Anche a livello europeo si è preso in considerazione questo problema, e ve la faccio breve, non solamente per quanto riguarda gli uomini, ma anche per quanto riguarda il settore veterinario. Non avete idea di quanti antibiotici vengono utilizzati senza motivo nell'ambiente veterinario, nell'ambiente di allevamenti. Il tutto per prevenire, tanto per dire, le mastiti delle mucche. Ci sono casi che dimostrano come questi animali sono trattati praticamente tutto l'anno con antibiotici. Con tutto quello che ha da fare il G8, e non ha poco da fare, del gigante da pelare, si è preso la briga di prendere in considerazione il problema dell'antibiotico resistenza. Si sono resi conto che batteri come il coli, come la Klebsiella, come gli stafilococchi meticino resistenti sono veramente un grande problema, e un numero elevato di morti occorre in paesi anche ad altissima tecnologia sanitaria.
causa questi batteri che non resistono, non rispondono più ai batteri, agli antibiotici anche più sofisticati, anche di recente generazione e anche più costosi. Tant'è vero che hanno auspicato che la ricerca parta anche in questo settore, ma purtroppo le aziende farmaceutiche non sono orientate in questo periodo in questo senso, perché tutto non solo non è remunerativo, ma è anche costosissimo. Si è notato che per avere un antibiotico nuovo occorrono dai 10 ai 15 anni di studio, con investimenti spaventosi, le regole dell'FDA per fare in modo che gli studi vengano accettati nel disegno, prima ancora di partire, sono diventate più strette. Tant'è vero che l'FDA non ha ricevuto richieste di nuovi antibiotici da parte delle aziende negli ultimi tempi, e addirittura, in conseguenza di questo, si è resa disponibile economicamente a supportare un paio di aziende che invece avevano idea di partire con questi progetti. Quindi non è poco dal punto di vista sociale che l'FDA sborsi personalmente i denari per partecipare con aziende private per avere questi risultati. Diciamo che anche in Italia sono state organizzate delle campagne di sensibilizzazione nei vari anni con vario successo, e c'è un sito che potete consultare in caso abbiate interesse. Ma perché noi antibiotici, noi dermatologi, siamo coinvolti nella partita? Perché c'è di mezzo questo soggetto, che è il Piacnes, e questo per mille motivi. A questo punto salto proprio e dico unicamente il fatto che i dati a supporto del suo coinvolgimento nel problema dell'acne sono sempre di più e sempre crescenti. E quindi qui salto rapidamente queste diapositive per arrivare alla successiva. Siamo in ambito dermatologico, non solamente acneologico. Si è calcolato, questo studio americano che copre circa un anno, si è calcolato qual è la quota principale di antibiotici che i dermatologi utilizzano in tutto l'ambito dermatologico. 70% circa di tetracicline, circa 10% di cefalosporine, e così a scendere. Quindi ovviamente le tetracicline hanno un ruolo fondamentale. Abbiamo la doxy, abbiamo la nimeciclina, la metaciclina, la minociclina, però questo magari poi, se volete, ne parleremo, e si sta allontanando per gli effetti collaterali. Molto distaccato i macrolidi, veramente molto distaccati in termini di utilizzo, i sulfamidici nei casi molto difficili da trattare, e la clindamicina veramente nei casi di quando proprio non si riesce a risolvere la partita. Gli antibiotici, clindamicina e eritromicina. Noi non possiamo pensare che il concetto dell'antibiotico resistenza non avvenga solo in certi casi e in altri no. L'antibiotico resistenza è un meccanismo che comunque sempre avviene. Quando un batterio è attaccato ad un antibiotico, questo si difende, e si difende in mille modi. Quindi l'antibiotico resistenza prima o poi arriva. Quindi qual è la domanda? La domanda è: quanto rapidamente arriva? In quanti dei ceppi presenti di quella specie sulla cute diventeranno resistenti? E un altro dato fondamentale che raramente consideriamo: quanto tempo dura la resistenza? Perché se noi creiamo ora, oggi, un ceppo resistente, può anche darsi che questo, finita la pressione selettiva dell'antibiotico, una settimana non sia più resistente. È chiaro che questo cambia tutto quello che è il panorama che abbiamo di fronte agli occhi, e in questo modo ci dobbiamo anche comportare, ma pochissimi dati ci sono sulla persistenza della resistenza. E anche quanto è clinicamente rilevante, quanti danni noi facciamo. Se abbiamo vantaggi per la patologia che vogliamo curare, e se creiamo danni per patologie eventuali che possono comparire con ceppi che poi selezioniamo. Quando noi trattiamo un soggetto con antibiotici per l'acne, che siano topici o che siano sistemici, comunque abbiamo modo di agire ovviamente sul Piacnes, ma anche su tanti altri batteri, gli stafilococchi, che sia Pedernis o che sia Aureo, gli streptococchi, che sia il biogene di gruppo A, che sia il pneumococco, i viridanti che sono nel caporale, oppure i batteri che sono a livello intestinale o quelli che sono a livello urinario, come anche i gram negativi che intanto albergano nelle ascelle degli inguini, i soggetti soprattutto se sono obesi. Quindi lo spettro è molto ampio. Noi sappiamo che se utilizziamo un topico lo applichiamo sul viso, ma ce lo ritroviamo nella schiena, ce lo troviamo sulle spalle per il toccamento, per gli indumenti che si muovono, e quindi finiamo per avere quello che è detto l'effetto bordo, che è quello che ci crea
la maggior entità di antibiotico resistenza. Intendo dire, l'applichiamo con decisione sulla guancia, lì ci sarà una concentrazione efficace per i batteri, ma man mano che si allontana da lì la concentrazione cala e quindi è molto più facile che i batteri sviluppino resistenza, perché non sono uccisi tutti dalla concentrazione alta del batteri, dell'antibiotico. Trattiamo gli sicuri sistemici, ovviamente copriamo tutto l'ambito corporeo, questo dipende dalla farmacocinetica, farmacodinamica del prodotto e dalle tipologie del tessuto che viene colpito e attaccato dall'antibiotico. Per quanto riguarda l'acne, noi sappiamo che il problema è molto diffuso in tutto quanto il mondo, ci sono tante percentuali, ovviamente non scendo nei dettagli, tenete presente che mediamente nei paesi civilizzati la resistenza a eritropina vicina varia dal 50% all'80-90%. Per quanto riguarda le tetracicline per via sistemica, molto molto di meno, generalmente si nota la resistenza solo in quei paesi che hanno utilizzato negli anni l'antibiotico per almeno 5, 6, 7, 8, 12, 24 volte anche 36 mesi. Questa è una tempistica che porta a queste, generalmente sotto i 3 mesi, nei paesi che sono sotto i 3 mesi, in Italia non ci sono resistenti. E i dati che trovate qui dell'Italia sono campioni nostri, ma stati studiati in Inghilterra, quindi sono stati accettati. Quindi, cosa può indurre la resistenza del PACNES? Più di 12 settimane di trattamento. Quando i dosaggi sono sottolivellati, quando c'è scarsa aderenza del paziente alla terapia e quando i cicli antibiotici sono ripetuti e numerosi. Che la resistenza di un PACNES ad un antibiotico crei un minor risultato terapeutico utilizzando ovviamente l'antibiotico è noto e dimostrato. Abbiamo almeno 3 lavori pesanti che lo confermano. Uno contro, però può essere anche discutibile. La efficacia della eritromicina studiata con questa revisione dei lavori con l'uso di questo antibiotico nell'acne dimostra come negli anni questa sia calata in modo molto significativo. Eritromicina topica. Andiamo alle infezioni profonde. Sapete che il PACNES può creare infezioni profonde anche importantissime, dalle peritoniti, alle endocarditi, alle meningiti. In caso dovesse sfortunatamente capitare, occorre questi soggetti che comunque sono immunodepressi, sono pazienti oncologici, comunque che hanno gravi patologie. La terapia che si utilizza per trattare queste infezioni, che sono in ambienti idrofilo, non è la tetraciclina, ma si utilizzano le penicilline o comunque altri antibiotici che hanno un accesso alle zone idrofile del nostro corpo. Utilizziamo le tetracicline perché vengono assorbite nelle zone lipofile, ecco la funzione dell'acne. Quindi noi non interferiamo con la terapia con tetracicline per l'acne con eventuali patologie di questo genere in soggetti che ne siano affetti. Per quanto riguarda stafilococchi e streptococchi, ci sono alcuni dati in letteratura, vi faccio un sommario di questa tabella. Se guardiamo quello che è l'effetto di questi antibiotici usati per l'acne, dello stafilococco aureo, del piogene, studiati nel naso, nella gola e quant'altro, troviamo che in certi casi lo stafilococco aureo viene ridotto dagli antibiotici, in altri casi viene aumentato, in un lavoro non cambia, e in un lavoro solo, il piogenes, il suo livello viene aumentato. Quindi sono dati abbastanza contrastanti. Esperienza nostra, abbiamo tamponato, nel senso che con tamponi microbiologici, la cute, il cavo orale e il naso di soggetti acneici, ma non solo, per valutare quale poteva essere il rapporto per gli antibiotici utilizzati per l'acne. Cosa abbiamo visto? Che in questi 102 pazienti, 93 contatti, tipo genitori, persone che stanno vicini ai pazienti acneici ma non hanno l'acne, 105 volontari, nulla a che vedere con l'acne, e 9 di noi che avevamo spesso a contatto con i pazienti acneici, risultati. Per quanto riguarda PACNES, stafilococchi coagulasi negativi, vedi epidermidis e streptococchi viridanti del cavo orale, effettivamente avevano sviluppato un certo grado significativo di resistenza. E questo era ipotizzabile, considerando che circa il 76% dei soggetti utilizzati antibiotici poteva essere associato effettivamente agli antibiotici. Non abbiamo invece trovato alcun tipo di resistenza per quanto riguarda le tetracicline. Ma a questo punto, se noi anche sviluppiamo
queste resistenze. Qual è la problematica successiva? Cioè i soggetti trattati ammalano più frequentemente rispetto ai soggetti non trattati. Da quanto posso avere letteratura, è veramente poco, solamente due lavori, ma il primo è carico di bias. Sostiene che i soggetti che sono trattati con antibiotici ammalano di malattie infettive delle alte vie respiratorie 2.15 volte più dei soggetti che non hanno utilizzato antibiotici. Ma in realtà, riconosciuto in primis dagli autori e anche dall'editorialista che ha pubblicato il lavoro, perché è il primo in questo campo, hanno detto che non sono stati in grado di differenziare quelle che fossero le patologie batteriche da quelle viranti. Considerando che il 90% delle infezioni delle vie aeree superiori è di tipo virale, viene da sé che il tutto si riferisce a un 10% e comunque non è sensibile. Per cui è un sasso nello stagno, ma non ci porta a dover modificare il nostro comportamento. Altro lavoro, veramente anziano questo, tetraciclina e eritromicina utilizzati in 26 soggetti acnenici, aumentano la tetraciclina resistenza di batteri intestinali, ma i soggetti non mostrano alcun tipo di patologia intestinale, non hanno diarrea, non hanno dolori, non hanno... A questo punto, quando utilizziamo l'antibiotico dell'acne, cosa possiamo dire? Che sappiamo che se c'è resistenza, la possibilità è che non sia di meno, esiste. Per quanto riguarda altre patologie, infezioni sistemiche da piaga, non facciamo danni con la terapia. Vediamo gli altri batteri. In termini numerici, abbiamo dati variabili, però alcuni calano, alcuni crescono, l'abbiamo visto, quindi non possiamo basarci su questo. Antibiotico resistenza. Non abbiamo dati sulla rilevanza clinica, noi non sappiamo quanto sia effettivamente la possibilità di trasmissione da un piacnes resistente ad uno stafilococco aureo che prima non lo era, che lo può diventare. Onestamente non abbiamo questi dati. E per quanto riguarda la durata della resistenza, anche qui siamo completamente scoperti, colpa nostra. E per quanto riguarda le linee guida, effettivamente, guardate, contrate di recente, le tetracicline non sono contemplate nella terapia, per esempio, delle infezioni, la stafilococco aureo, il medicino resistente, che siano comunitarie o che siano da ospedale. Con un certo piacere ho notato all'ultima Academy che l'Academy ha di sua iniziativa, senza neanche contattare, almeno che sapessi io, per esempio il direttivo della Global Alliance, ha utilizzato il lavoro di revisione del 2009 per stilare questo leaflet di comportamento sull'antibiotico resistenza, come comportarsi per evitare antibiotico resistenza. Erano questi due distribuiti a tutti quanti i partecipanti all'Academy a Miami l'ultima occasione. E si basava ovviamente su questo schema, ma qual è il concetto? Il concetto di queste linee guida sostenute all'Academy, come società, non è una singola presentazione, è quello di combinare un retinoide topico con un antimicrobico. Nel dettaglio, l'antimicrobico è stato studiato in questo lavoro veramente molto bello di lei, non so, fare dei lavori veramente molto interessanti. Lui ha preso 30 soggetti sani e li ha selezionati solamente nel caso avessero sulla cute dei ceppi resistenti eritro, clinda e altre tetracicline, trattato con una combinazione fissa comprendente anche quel diprosto per 28 giorni e ha coltivato all'inizio, prima del trattamento, dopo 2 settimane e dopo 4 settimane le NIC delle che sono molto alte per l'eritromicina, cioè se vogliamo utilizzare l'eritromicina per uccidere quei batteri dobbiamo usare dosi elevatissime, invece quelli che stanno nella parte bassa devono indicare che comunque con questi antibiotici si riesce a uccidere il batterio, ma il dosaggio che serve è nettamente inferiore. Quindi la resistenza è molto meno evidente. Il risultato finale, quello di aver avuto una riduzione dei ceppi di piacres resistenti in senso totale intorno all'80%, ma il tutto avveniva per tutte quante le altre serie di ceppi resistenti. E ovviamente tutto è riferibile a un grosso. Il consiglio dell'Academy è quello di limitare l'uso di antibiotici a tempi brevi, possibilmente non superare i 3 mesi, ma se si osserva intorno al 6º-8º mese un vantaggio significativo, si può prendere in considerazione l'opportunità di sospendere il trattamento con l'antibiotico.
Molto utile il benzoil perossido, l'avevo detto, ma molto utile anche l'utilizzo del benzoil perossido come detergente. Utilizzare come detergente e lasciare il prodotto per qualche minuto sulla cute riduce in modo estremamente significativo il numero di piaghe, solamente con detergente, tenuto per qualche minuto. Il consigliabile non utilizzare antibiotici orali e topici in monoterapia, perché possono più facilmente sviluppare resistenza. Se si utilizzano contemporaneamente antibiotici topici e sistemici, chimicamente differenti, questi sono sconsigliati perché possono aumentare le resistenze e non hanno sinergie tra loro. Non modificare quando possibile l'antibiotico nei cicli successivi, utilizzare sempre quello, e nel mantenimento un retinoide topico è il prodotto di Elite, in qualche caso può essere associato anche al benzile perossido. L'esperienza nostra, molto positiva, con un composto in combinazione, dopo 12 mesi di trattamento a soggetti guariti dopo isotretinoina, abbiamo avuto 2,9% di recidive, intendo che recidiva veramente poco. Quindi questo supporta il... E allo stesso modo la combinazione di questi due componenti è nettamente superiore rispetto al veicolo, anche in soggetti che sono migliorati con un trattamento che non sia l'isotretinoina. Quindi, concludo dicendo che al momento noi non abbiamo dati che ci impediscano di utilizzare gli antibiotici nella terapia dell'acne. Però, seguendo tutti quelli che sono i consigli che ci ha utilizzato l'Academy, effettivamente noi possiamo utilizzarli, ma con accortezza. Vi ringrazio. Grazie. L'argomento è di grande interesse. Direi di fare una riunione subito se qualcuno ha qualche domanda, perché almeno poi l'argomento cambia. Qualche domanda? Prego. Penso quindi in buona sostanza l'utilizzo dell'isotretinoina può essere meglio che utilizzare l'antibiotico nell'acne. Sono Antone, è stato molto altra relazione. Si posso rispondere dopo pranzo? Comunque sintetizzerei vuol dire che l'antibiotico va utilizzato con criterio, con attenzione. Non penso si debba intendere tutto dicendo stop l'antibiotico a tutti le isorate. Non penso che sia la chiave di lettura più corretta del messaggio. Altre domande? Tutto chiaro. Grazie Enzo. E la prossima oratrice sarà la dottoressa Nella Petrini, che affronterà invece il tema del volto, l'immagine e tutte le problematiche inerenti appunto allo specchio. Buongiorno, grazie Laria perché mi ha introdotto una tua frase di lettura sullo specchio. Quello che io vi volevo dire è una lettura, spero che si risulti molto leggera e informale, così come diciamo si conviene a questo orario da fine mattinata. Bene, alle donne e anche gli uomini allo specchio, come abbiamo visto, come te ci anticipavo, a volte hanno molti problemi, diciamo, con la loro immagine. Ed io in questa prima diapositiva vi ho proprio voluto mettere in uno specchio esageratamente grande rispetto alla figura che ci si riflette, proprio per voler sottolineare come al giorno d'oggi molto spesso ci troviamo una immagine, un apparire che sovrasta la persona
e questo è uno dei problemi, credo che sia sufficientemente sentito anche da una specialità come la nostra. A questo proposito, l'argomento di stamani verte su una proposta, infatti poi ci sarà una parte della mia relazione fatta da una consulente d'immagine, se la consulenza d'immagine, che è una figura nuova, possa o no essere un alleato per il dermatologo. Un po' abbiamo sentito anche da Finzi nella sua analisi di prima come tantissime donne, anzi sembra una su due, non riescono proprio a sostenere il peso del passare del tempo, delle rughe, no? Proprio perché siamo usciti da quello che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dà come un concetto di benessere e di salute, non solo come assenza di malattia, ma proprio come benessere sia psicologico che fisico a tutto tondo, e quindi c'è un'evoluzione dello star bene, un benessere che può sì, diciamo, essere affiancato anche dal benessere, no? Dall'apparire, cioè un apparire che sia non eccessivo, non esagerato, ma che sia una modalità, a mio avviso, di fornire quello che è la migliore dell'immagine che noi possiamo dare di noi stessi. Se ognuno di noi ha uno standard, non si deve andare a rincorrere modelli che sono irraggiungibili per quello che è la nostra struttura fisica, ma bensì dobbiamo impegnarci proprio per il nostro benessere ad avere un aspetto che sia il più possibile, diciamo, che ci faccia stare meglio, e che è proprio diverso invece col bell'apparire, che è un concetto di assoluto passività nel seguire dei modelli che ci vengono proposti e che molto spesso sono anche non consoni a quelle che sono le nostre reali istanze. Quindi l'obiettivo della dermatologia estetica, io qui sono anche a rivendicare un po', ne parlavamo prima con Castelli che vedo in ultima fila, proprio il valore della dermatologia come disciplina che si prende carico dell'estetica. Cioè la medicina estetica, la chirurgia plastica molto spesso propongono dei modelli che noi non vogliamo e non dobbiamo seguire, non ci dobbiamo appiattire a questo tipo di richieste. Cioè tutta la dermatologia è estetica, perché non facciamo altro che curare il nostro organo esterno, quello che si vede, e quindi in ogni caso curiamo l'acne, diceva prima Vincenzo, che cosa facciamo? Facciamo una dermatologia estetica. Tutto quella malattia comporta sempre un danno della nostra visione, per cui mantenere già la pelle in buona salute e fare un'estetica. E l'obiettivo invece della consulenza d'immagine qual è? Suggerire, e poi vedremo, attraverso un metodo che è frutto di un'analisi abbastanza complessa che si fonda sull'analisi del colore, l'analisi della figura, suggerire sempre degli accorgimenti per creare uno stile che sia proprio, sottolineo ancora, consono al nostro modo di essere, unico, libero dai condizionamenti e non appiattito da quelli che sono questi modelli estetici, artefatti, che molto spesso ci vengono proposti, sia noi mettiamo sempre le donne, ma anche gli uomini ne sono molto, molto colpiti, da uomini e donne che hanno perso l'orientamento, sono proprio disorientati a quello che ci propongono i mass media, e mentre il nostro concetto di estetica è sempre puntare a quella che ha una bellezza autentica, che sia anche appropriata al fluire della vita, cioè bene che le donne si vedono, è bene che il passare del tempo si vede, perché abbiamo visto il 60% delle donne poi riesce ad accettarlo, soprattutto dico se è educata a questo, mentre molto spesso procedure estetiche eccessive diseducano la paziente, il paziente a quello che è un atteggiamento, diciamo, contenuto in quelle che sono le reali esigenze per portare un equilibrio proprio tra la mente, il corpo e lo spirito. Dal dermatologo al consulente d'immagine possono quindi lavorare in collaborazione proprio sulla comunicazione, in quanto il linguaggio corporeo è un metodo di parlare. Poi lo vedremo meglio, la comunicazione verbale è solo la minima parte di quello che noi esprimiamo, non lo esprimiamo con il corpo, con il nostro aspetto, e quindi il linguaggio del corpo può essere educato proprio da questa collaborazione. Al fine di raggiungere un equilibrio psicofisico che migliori la nostra serenità, la nostra autostima, e quindi che vada a instaurare una sorta, diciamo così,
di circolo virtuoso, quello che noi vediamo e quello che noi sentiamo e ci impegniamo ad essere. E la consulenza d'immagine è una professione relativamente recente, meglio ve lo dirà dopo Annalisa Verbassi, ed è nata alla metà degli anni del Novecento, e anche un pochino prima, cioè fondamentalmente quando Hollywood, la grande macchina di Hollywood, si è mossa nel passaggio fra il bianco e il nero e la pellicola a colori. Allora, è proprio lì che vennero spuntarono vari personaggi, fra cui da ricordare questo Robert Hoare, che era uno scenografo, che è proprio riuscito a utilizzare la tonalità dei colori per aiutare o meno l'espressione degli attrici, no? degli attori e delle attrici del viso, cioè utilizzando i colori amici, cioè i colori che vanno bene con la nostra immagine per migliorare la comunicazione. Mentre assolutamente anche il colore stonante per il nostro prototipo, proprio per incrementare il senso di ansia, di, per esempio, pensate ai thriller, ai film dell'orrore, no? Cioè viene, però, può essere utilizzato in un verso oppure anche in quello contrario. E la consulenza d'immagine ha come due step fondamentali, l'analisi del colore e l'analisi della figura. L'analisi del colore è appunto trovare i colori amici, cioè i colori giusti per stare meglio, quindi simile si basa sul concetto di simile e consimile. Le tinte naturali che riflettono sul nostro viso, mentre tinte che non vanno bene con la nostra tonalità di pelle, con il nostro fototipo, aumentano le angolature, accentuano l'irregolarità di un viso. Quindi pensate quanto è importante, per esempio, a nostri pazienti che vengono da noi per fare anche le piccole, diciamo, procedure estetiche anche minimamente invasive come il botulino, i filler, gli facciamo un resurfacing, gli facciamo un peeling e poi se non è minimamente educata al colore, per esempio si fa un colore di capelli sbagliato oppure indossa un abito che è totalmente inappropriato a quello che è il suo aspetto estetico e tra virgolette, diciamo, rovina anche il nostro lavoro. Per cui educare la paziente anche proprio a raggiungere il meglio con il minimo sforzo possibile. Questo ve l'ho messo perché la nostra amica Pretty Woman ha proprio un'evoluzione attraverso l'utilizzo dei colori, di abiti, di colore dei capelli, dalla prima parte del film all'esplosione finale, dove c'è una trasformazione che poi va anche, diciamo, a sottendere una evoluzione, diciamo, interiore, non solo esterna. Bene, tutta la teoria del colore si basa, parte da questi studi, che sono gli studi che questo architetto Johannes Hinten, che insegnava la storia dell'arte alla Bauhaus di Berlino nei primi del Novecento, ha proprio introdotto il concetto di colori sincronici, colori freddi, colori caldi, sul quale ovviamente non c'è tempo di soffermarsi, ma proprio lì si fonda questo concetto di armocromia, cioè l'armonia del colore, che è stato ripreso da questa psicologa americana, Carol Jackson, che ha fondato praticamente diciamo, la consulenza d'immagine, che in America è partita di lì, prioritariamente proprio partendo dalla grande macchina di Hollywood, per poi estendersi alle persone, diciamo, comuni, e che poi è arrivata in Italia da queste due signore, che hanno fondato la prima società di consulenza d'immagine di Milano, che è stata Demetra, ancora una società molto importante con la quale la Verbassi collabora. L'analisi della figura è uno step successivo all'analisi del colore, no? Quindi scegliamo i nostri colori amici e poi valutiamo il viso e valutiamo il corpo. Nel viso, un viso rotondo, un viso ovale, un viso angoloso, la distanza tra le sopracciglia, la forma degli occhi, la forma della bocca. Pensiamo già ai nostri corsi di camouflage, no? Come sono importanti per completare, sapersi truccare, per completare tutte quelle che sono le procedure estetiche. Oppure pensiamo quando consigliamo un trucco semipermanente, no? Un tatuaggio cosmetico, quanto è importante che non sia dato a delle persone qualsiasi, ma che siano persone che conoscono, diciamo, la geometria e l'armonia del viso e così nel colore, nel corpo. Ecco, Annalisa non è una consulente d'immagine e siccome lei è la prima volta che parla, diciamo, la seconda, anzi, delle dermatologi, vi dico due parole su di lei, in quanto una ragazza che ha fatto una formazione tipo umanistico, che si è laureata con il massimo di voto della laurea in scienza e in storia dell'arte, ha lavorato in questo ambito e poi proprio
pensando forse che ognuno di noi di per sé è anche un'opera d'arte, diciamo, si è voluto dedicare a questa, alla consulenza di immagine, dove sta lavorando in molti settori. E da poco mi è piaciuto affiancarla anche nella nostra, diciamo, in questa consulenza più a 360 gradi. E lascio la parola a lei, proprio su questo specchio, che non ci eravamo messi d'accordo, ho voluto ridimensionare come dimensioni, perché ridimensionare appunto, quindi ridurre le dimensioni, quindi ridurre la dimensione della figura, dell'apparire rispetto al nostro essere, esserci nel mondo, che è proprio, sembra un paradosso, ma proprio tecniche come le procedure estetiche, come la consulenza d'immagine, ci possono fornire degli strumenti per agire sul miglioramento di noi in un modo però che non sovrasti mai il nostro essere in un modo, diciamo, giusto e non sottoporsi agli orrori, non so se mi consentite, che purtroppo camminando per strada, affacciandosi nei negozi, ci capita tutto spesso, molto spesso di vedere, e che non rendono affatto onore a quella che è la nostra professione, bensì la sminuiscono a dei livelli drammatici. Annalisa continuerà questa chiacchierata. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la dottoressa per questa bellissima presentazione, come al solito spiegazione di quella che è la mia professione, che come appunto è stato detto non è la dermatologia ma la consulenza d'immagine. La consulenza d'immagine che, come vi ha già un pochino spiegato, però in realtà ci addentriamo adesso un po' meglio nel vivo dell'argomento, è una professione che sostanzialmente si occupa di valorizzare quella che è la persona, quindi aiutare in sostanza le persone a stare meglio con se stesse, quindi benessere col bell'essere, quindi valorizzare a 360 gradi l'immagine personale. L'immagine personale che è fatta di forme e colori, e quindi gli strumenti del consulente di immagini sono quelli che voi vedete qua, che sono appunto dei teli colorati e delle palette che servono per individuare per ciascuno tutta una gamma di tutto un insieme di nuance, di colori appropriati a valorizzare e rendere bella l'immagine del viso, e non un centimetro, non un metro per prendere delle misure sul corpo, ma in realtà fare un'analisi della figura significa più che altro individuare dei modelli di riferimento, delle forme geometriche a cui allacciarsi per poi vedere quali sono i punti forza da valorizzare e allo stesso tempo, come un po' fa il truccatore con il camouflage, minimizzare quelle che sono le debolezze che ci sono in ognuno di noi, nascondere quei piccoli difetti che nessuno vuole vedere e che comunque proprio per questo richiede spesso l'aiuto dei trattamenti e delle procedure estetiche dal dermatologo. Dicevo quindi che quando parliamo di immagine parliamo sostanzialmente di due elementi, di forma e di colore, e questa forma e colore noi li troviamo ovunque intorno a noi, li ritroviamo a partire dal mondo della natura, li troviamo nella moda, negli oggetti, ma li troviamo innanzitutto in quella che è la nostra immagine personale, nel nostro viso, visto che parliamo di volto, diciamo dove si ritrovano gli elementi, le tracce di colore. Le tracce di colore innanzitutto si ritrovano negli occhi, nel colore degli occhi che è differente per ognuno di noi, nella pelle, quindi nel sottotono della pelle che come sapete benissimo ha per ciascuno un fototipo molto diverso, ma anche nei capelli, nelle sopracciglia ad esempio. La forma invece, è la forma per quanto riguarda il volto, è sostanzialmente la forma riguarda i contorni del viso, ma non soltanto, anche infatti è importantissimo osservare quelli che sono i lineamenti, quindi tutta la zona perioculare, l'arcata sopraccigliare, la forma dell'occhio, il naso e tutto quanto. E dicevamo prima che appunto l'immagine ha un ruolo fondamentale nella comunicazione, perché quando noi incontriamo, pensiamo attentamente a questa cosa che è molto importante, perché quando noi incontriamo qualcuno, soltanto il 7% di quella che è la comunicazione verbale prende il sopravvento, cioè in realtà quella che prende il sopravvento è la comunicazione visiva, e la comunicazione verbale occupa soltanto un pochissimo spazio nella mente dell'interlocutore. Perché questo significa che noi siamo attratti e attenti soltanto, non soltanto per la maggior parte, quindi per il 93%, da ciò che vediamo. E da ciò che vediamo
possiamo intenderlo sia a livello fisiognomico, quindi da ciò che vediamo a livello estetico, colori, forme, ma anche da tutta una serie di linguaggi non verbali che riguardano il modo di muovere la bocca, il modo di gesticolare, il portamento, ma anche per esempio il tono della voce, le labbra, tutto un insieme di metalinguaggi che occupano la maggior parte dell'attenzione dell'interlocutore. Quindi l'immagine, tutto ciò che è immagine è fondamentale ed è per questo che noi ne parliamo anche oggi. Qui vi ho messo un'immagine un po' per farvi sorridere, ma anche per riflettere su quello che è il significato di questa espressione, l'abito fa il monaco, perché spesso si sente dire il contrario, cioè l'abito non fa il monaco. In realtà, se voi osservate queste due immagini, in realtà capite come questo non sia assolutamente vero, mentre l'abito fa il monaco assolutamente. Vedete la stessa persona in abiti informali, quindi con una t-shirt smanicata in cui si mettono in mostra tutti quelli che sono i suoi tatuaggi, e lo vedete invece di là, nell'altra immagine a sinistra, con il camice. E sicuramente il suo ruolo professionale è messo in risalto da quella che è l'uniforme, tra virgolette, del suo lavoro, cioè il camice, mentre la sua affidabilità sarebbe venuta molto meno rispetto a se si fosse presentato in abiti informali di fronte a un paziente. Dicevamo che l'immagine è composta da due elementi fondamentali, cioè il colore e la forma, e che l'immagine ha un forte impatto comunicativo, e questo impatto comunicativo fortissimo è dato anche dal colore stesso, che è una delle due componenti, e lo vediamo soltanto per citare alcuni esempi in alcuni brand che utilizzano il colore, come per esempio Coca-Cola, che utilizza il rosso, che è un colore molto emotivo, forte, che denota un forte impatto nell'osservatore, oppure altri colori che vengono utilizzati ad esempio da brand di tradizione come Barilla, che utilizza il blu, che è il colore della tradizione, appunto della classicità, e che denota l'affidabilità di acquistare un buon prodotto di pasta italiana in questo caso. Lo vediamo sempre molto velocemente anche per esempio in quella che è la segnaletica stradale, dove noi non ci affidiamo alla visione alla lettura dei testi, ma spesso ci soffermiamo soltanto sull'osservazione di un colore per poter decidere qual è il nostro itinerario, quindi per esempio nei segnali di obbligo, di pericolo, ma allo stesso tempo anche nella lanterna semaforica che ci comunica senza parlare, quindi senza dire niente, soltanto con l'uso del colore quello che noi dobbiamo fare. Appunto, addentriamoci meglio in quello che è l'argomento, ovvero la consulenza di immagine, dicevamo, si occupa di valorizzare l'immagine personale, aiutare le persone a stare meglio con se stesse. Che significa? Significa, ad esempio, individuare per ciascuno di noi quelli che sono i colori che sono migliori per mettere in risalto l'immagine del viso, di modo che un abito non prenda il sopravvento su quella che è la bellezza del nostro viso, ma che invece serva per esaltarla, per enfatizzarla e allo stesso tempo si armonizzi con essa. Dicevamo che i colori amici sono quelli che si armonizzano con i nostri colori naturali, e questo, come diceva prima la dottoressa, è stato messo a punto da una giovane psicologa americana di nome Carol Jackson, ha strutturato un metodo in cui i tipi cromatici di volto sono suddivisi in quattro categorie, e queste quattro categorie sono associate metaforicamente, idealmente, a quelle che sono le stagioni, proprio perché nelle stagioni dell'anno la percezione dei colori è totalmente diversa l'una dall'altra. E voi lo vedete, quindi una bellezza primaverile, se così la vogliamo chiamare, come quella che vedete nell'immagine, la bellissima Scarlett Johansson, sarà una bellezza caratterizzata da colori chiari, per esempio un tipo di pelle molto chiara, ma anche capelli e occhi chiari, e un sottotono di pelle caldo, quindi color pesca, ambrato, a volte con i feridi, e allo stesso tempo sarà messo in risalto da tutti quelli che sono i colori della primavera, quindi colori simili con simili, di nuovo chiari, caldi, luminosi. Stessa cosa per quanto riguarda i colori dell'estate, delle bellezze, del cosiddetto cromotipo estivo, che la vedete qua in Cameron Diaz, vi ho portato alcuni esempi celebri così per poter associare mentalmente i colori alle star di Hollywood, e in cui i colori sono sempre chiari, ma non più colori caldi, dorati, sono i colori freddi, agili proprio, dell'estate, proprio perché in estate la percezione dei colori non è più
così calda, così luminosa come in primavera, ma è più satinata, soft, non brillante e quindi caratterizzata principalmente da colori freddi. Per l'autunno e per l'inverno invece abbiamo due cromotipi sostanzialmente caratterizzati da colori scuri, quindi capelli scuri, occhi scuri, sopracciglia scure, ma nel primo caso colori caldi, molto morbidi, anche avvolgenti come quelli dell'autunno, appunto, sono tutti i bruni tipici dell'autunno, mentre nel caso della bellezza invernale, del cosiddetto cromotipo inverno, abbiamo colori più freddi, molto più incisivi anche allo stesso tempo e quindi brillanti. Li vediamo nel dettaglio, vediamo di nuovo, ripartendo dalla palette primavera, quali sono tutti i colori che possiamo utilizzare per valorizzare questo tipo di volto. E li vediamo qua, sono i colori chiari, appunto, dicevamo, caldi e luminosi, quindi tutti i colori saranno giusti, potranno essere utilizzati da ciascuno di noi, ma dovremo stare attenti a quali sono le gradazioni, appunto, sia di chiarezza, scurezza, ma anche di caldo, freddo, quindi di tonalità e di brillante, non brillante, da utilizzare proprio per differenziarci l'uno dall'altro. Quindi tutti i color corallo, il giallo, il verde mele, il verde prato, i turchesi, e allo stesso tempo i neutri chiari, caldi, della palette primavera, quindi un marrone intermedio, un color cuoio, un crema, tutti questi colori qua. Per quanto riguarda la palette estate, vedete i quattro volti che vi ho messo proprio a simbolo di questa stagione, sono tutti colori freddi, di nuovo, però chiari. Chiari, freddi, non brillanti, quindi non più il verde prato, il verde mela, ma avremo tutta una serie di verde acqua, acqua marina, petrolio, comunque una serie di azzurri polverosi che saranno i migliori per valorizzare questi volti. Nell'autunno troveremo i colori scuri del sottobosco autunnale tipici, quindi il verde foresta, il verde muschio, il giallo zucca, l'arancio, tutti questi colori qua, anche molto bello il viola. E i neutri scuri come il marrone testa di moro o di nuovo il marrone intermedio. E nell'inverno, dicevamo, i colori sempre scuri ma freddi e brillanti, quindi il rosso ciliegia, quindi rosso puro, rosso brillante, il turchese, i colori, le nuance del rosso freddo e il lucina, per esempio, un bellissimo colore per valorizzare questo tipo cromatico di volto. Questo la conoscete tutti, è la Pantone Skin Tone Guide, cioè la guida che serve per individuare il cromotipo, diciamo, il fototipo per quanto riguarda il tipo di pelle di ciascun individuo, ed è un validissimo aiuto che potremmo utilizzare per esempio durante le nostre sedute associate di consulenza d'immagine e dermatologia. Quindi, come vedete, ci sono, come diceva prima la dottoressa, tanti elementi in cui il dermatologo e il consulente d'immagine possono entrare in collisione, cioè in collaborazione. Proprio perché queste due figure sono una aiuto dell'altra, perché proprio il consulente di immagine va a inserirsi laddove il lavoro del dermatologo finisce, cioè a valorizzare la persona a 360 gradi dopo che si è sottoposta per esempio a un trattamento estetico, aiutandola a valorizzare tutto quello che è il suo stile, la sua personalità attraverso l'uso delle forme giuste, dei colori giusti nell'abbigliamento, nel trucco e quant'altro. Dicevamo che il secondo step è l'analisi della figura e quindi della forma, a partire dalla forma del viso. La forma del viso sostanzialmente dicevamo che serve per individuare non soltanto i contorni e quindi vedere quali sono ad esempio i tagli di capelli, ma anche gli accessori più adatti per valorizzarla, ma dobbiamo stare molto attenti anche a quelli che sono i lineamenti e quindi non soltanto individuare una forma geometrica di riferimento, come vedete qua, per esempio, una forma rotonda come quella di René Zellweger, una forma ovale, una forma rettangolare oppure una forma composta come quella che vedete in basso a destra, ma dobbiamo anche vedere la figura nel suo insieme, quindi una forma rotonda come quella che abbiamo visto all'inizio di René Zellweger è in queste quattro foto messa non in risalto. In realtà viene penalizzata con la scelta di che cosa? Del taglio di capelli, che nel caso...
che in questo caso, ad esempio, è penalizzata dall'utilizzo della frangia che va ad enfatizzare ancora di più la rotondità della forma. In questo caso, invece, il volume ai lati delle tempie, di nuovo, orizzontalizza, si dice proprio, allarga la forma del viso. In questo caso, in realtà, potrebbe essere aiutata da questa scelta di aggiungere volume verso l'alto nell'acconciatura, tuttavia è penalizzata dalla scelta del girocollo, quindi questa scollatura all'americana molto alta, molto chiusa, va di nuovo a tagliare, a chiudere la figura, quindi quasi a renderla soffocata, e di nuovo non è valorizzata. Mentre vediamo invece qua, nell'ultima immagine che vi ho messo volutamente, in cui la sua bellezza, che è sicuramente presente in tutte queste immagini, perché è una bellissima donna, è in realtà invece qua molto valorizzata, non soltanto dalla scelta dell'acconciatura e quindi dalla scelta di lasciare proprio libero lo spazio del viso, della fronte, di alzarlo, allungarlo illusoriamente verso l'alto, ma anche dalla scelta di questo bellissimo décolleté con questa V ampia che lascia libero lo spazio e apre il décolleté, e quindi ci fa capire che noi dobbiamo osservare la figura non soltanto in quello che è il limite del suo contorno, ma nel suo rapporto fra testa, collo, busto, spalle, décolleté e seno, e quindi dobbiamo vederla a 360 gradi. Questo succede anche quando andiamo a valutare le forme del viso, proprio perché noi dobbiamo individuare dei modelli geometrici di riferimento, quindi vedere se una figura è più di caratteristiche squadrate o curve, oppure può essere anche composta da entrambe le componenti, quindi sia curve che squadrate, si generano una figura cosiddetta di tipo misto. Ma l'obiettivo sostanzialmente è quello di valorizzare per ciascuna figura i punti di forza e minimizzare quelle che sono le debolezze. E lo vediamo qua, vediamo alcuni esempi di figura squadrata, come la prima a sinistra, di nuovo la Cameron Diaz, in cui le spalle sono molto squadrate, più ampie rispetto al bacino, e si dice una figura triangolo inverso. L'altra, di Kate Moss, è una figura mista perché è un cosiddetto rettangolo morbido, in cui il punto vita è enfatizzato ed è un po' l'ideale di bellezza del nostro tempo, possiamo dire, il rettangolo morbido. Poi abbiamo la curva di queste, le ultime due sono due figure curve, l'ultima addirittura è una over, però noi dobbiamo riuscire comunque a valorizzare tutti i tipi di figura, perché questo è possibile, lo possiamo fare grazie alla scelta di appositi tessuti, ad esempio, che valorizzano le figure di un certo tipo, oppure ad esempio di tagli di abiti, quindi non soltanto l'uso del colore, ma anche le forme, le silhouette sono importanti. E lo vediamo qua in questa ultima immagine che vi ho messo, e in cui si vede Laura Pausini, che sicuramente non è una figura squadrata, ma è una figura curva, e sicuramente non è messa in risalto dalla scelta di questo tessuto stretch elasticizzato, per quanto l'uso del monocolore, quindi il nero, tenda ad assottigliare la figura, però in realtà non ha scelto un tessuto adatto. Stessa cosa nella figura a destra, questo corpetto tagliato così, senza spalline, tende a soffocare, a schiacciare il seno, e non è sicuramente un elemento che invece lei dovrebbe valorizzare, in questo caso non è assolutamente valorizzato. Vediamo le ultime due figure invece, in cui nella figura a sinistra, nell'immagine a sinistra, la scelta del taglio dell'abito si valorizza la sua figura, perché apre con questa bella V il suo décolleté ed è stretta nei punti giusti, tuttavia il tessuto e la fantasia del tessuto non aiutano e non la valorizzano, anzi la appesantiscono, mentre nell'immagine a destra è in assoluto quella più valorizzata di tutti, non soltanto dalla scelta del monocolore, ma anche dal taglio stesso dell'abito. E sì, è vero che magari in questa foto anche qualche chilo in meno, lo dobbiamo dire, però non è una cosa che agli effetti della consulenza di immagine deve importare così tanto, perché noi dobbiamo valorizzare la persona così com'è, anzi proprio riuscire per ciascuno di noi a individuare quello che è lo stile personale e farlo venire fuori attraverso la scelta di forme e colori giusti, che siano in linea e in armonia con quelle che sono le nostre caratteristiche. Vi ringrazio, vi auguro buon pranzo. Grazie dottoressa, detto la dottoressa ora rimane qui, perché se c'è qualcuno che si vuole fare il look, lei è disponibile.
Guarda, sarebbe la prossima volta, dottoressa, ci auguriamo la stessa stanza per lei, che sì, penso che in molti casi sia utile sicuramente. Grazie Nerello per averci dato questo contributo che è così interessante. Domande direi, qualcuno? No, dottor Castelli forse voleva chiedere qualcosa, era molto interessato a quella cosa del rettangolo morbido, mi sembra. Non manca quell'altra figura geometrica.